Buongiorno a tutti ragazzi e forza Juventus. Allora, intanto abbiamo diversi contenuti da discutere oggi. Partiamo dagli avversari di domenica, la Fiorentina, che ieri sera ha giocato e vinto contro Atalanta. Quindi sia Juventus che Fiorentina arriveranno dalle fatiche di Coppa Italia, entrambe arriveranno con una vittoria per cercare di mettere alle spalle quelli che sono stati i momenti non proprio esaltanti della stagione. Allegri contro Vincenzo Italiano, una suggestione interessante perché si è parlato anche dei loro nomi come possibili candidati per la panchina del Napoli l'anno prossimo. E proprio da qui dobbiamo partire, non proprio dalla panchina del Napoli, ma dal Napoli, perché c'è un intreccio di mercato interessante tra Napoli e Juventus. L'anno scorso Giuntoli lascia la squadra campione d'Italia in carica, tuttora, che non replicherà, non farà un secondo campionato vinto perché l'Inter è pronta a mettere le mani sul suo scudetto, ma Giuntoli da campione d'Italia lascia la Juventus e lascia il Napoli e arriva la Juventus. Non si porta dietro diversi collaboratori, ricorderete il tiramolla che c'è stato incredibile, una corsa contro il tempo per liberare Giuntoli. Giuntoli arriva quando la Juventus ha già deciso quello che sarebbe stato il programma sportivo della stagione, viene confermato Allegri, non viene fatto mercato e alcune pedine iniziano ad arrivare a gennaio, anche se già lui e Alcaraz ancora praticamente non hanno mai visto il campo con la Juventus per via di questioni legate al fisico, per scelte tecniche, eccetera, eccetera, eccetera. Però ci sono alcuni componenti dell'ex area sport del Napoli, ex perché ovviamente Giuntoli non fa più parte di questa, che potrebbero raggiungere proprio Giuntoli a Torino. Si è parlato di Pompiglio, si è parlato di Stefanelli, si era parlato anche di altri profili che in questo momento non sembrano destinati a lasciare Napoli, perché sembrano più uomini di De Laurentiis piuttosto che uomini di Giuntoli. E poi si è parlato anche di Sala, che potrebbe essere il nuovo capo scout della Juventus. Quindi l'area sport della Juve va ad attingere a diverse squadre d'Italia, perché alcune di queste persone stanno operando in altre parti d'Italia, alcune appunto a Napoli, e Giuntoli vorrebbe creare alla Juventus un'area sport composta da questi personaggi. Ma il percorso inverso lo potrebbe, lo dovrebbe fare Manna, che già nella giornata in cui si è giocato contro la Lazio erano iniziate a girare alcune indiscrezioni. Poi io vi ho fatto vedere qualche video breve su quello che mi avevano detto su Manna in data 18 marzo, ed era proprio che Manna era destinato ad andare al Napoli. Mi fa un po' sorridere perché De Laurentiis qualche settimana fa si è un po' lamentato di Giuntoli dicendo è juventino, me l'ha tenuto nascosto, se l'avessi saputo prima. Ecco, credo che De Laurentiis possa comprendere prima in anticipo che Manna è juventino. Si parla anche di un tatuaggio di Manna a fede bianconera, quindi prima di iniziare il lavoro mettiamo le cose in chiaro, perché poi che non vengano fuori sorprese. No, dovrebbe tifare Juventus anche Manna, che poi è un professionista serio e sicuramente andrà a fare il meglio possibile per creare le fortune del Napoli. Però fa ridere questo scambio di direttori sportivi praticamente tra Juventus e Napoli, perché Manna dovrebbe essere ufficializzato da qui a poco. E c'è anche un'altra figura che è interna alla Juventus ad oggi, che è Federico Cherubini, inibito, quindi non potrebbe lavorare, non può lavorare in questo momento, che sembra essere destinato al Parma. E infatti ho visto quel contenuto odierno di Romeo Agresti, salutone Romeo, che parlava di questa linea della Juventus degli ultimi anni, delle Ragnelli, dedicata alle promozioni interne. E sono d'accordo con lui, è un cambio veramente generazionale per la Juve, perché so che per tanti è più importante il calciatore, l'allenatore, però le squadre le fanno i dirigenti. Cioè le grandi squadre, i grandi cicli vincenti delle squadre nascono dai dirigenti. Ed è effettivamente giusto constatare che oggi la Juventus sta facendo qualcosa in controtendenza rispetto al recente passato, perché si è sempre lavorato con quello che si aveva in casa, o comunque se andava a prendere un pezzo ogni tanto da aggiungere all'organigramma. Però effettivamente Marotta e Paratici che arrivano dalla Sampdoria, poi quando Marotta va via Paratici promosso, va via Paratici Cherubini promosso, va via Cherubini Manna promosso in attesa di Giuntoli. E invece adesso si sta andando un po' in controtendenza. Questa cosa mi fa piacere? Sì,
Assolutamente, perché sicuramente dentro la Juve ci sono delle persone esperte, preparate, eccetera, eccetera, ma anche in Italia è logico pensare che ce ne siano altre. E io pensavo questa cosa proprio ieri sera, mi fa piacere questo contenuto di Romeo, che mi ha fatto anche, mi ha aperto questa finestra per discussione ulteriore, perché dicevo, cavolo, però tra quelli che sono passati la Juve, comunque la Juve anche con magari promozioni interne, roba del genere, ha creato una sorta di nuova generazione di dirigenti, no? Marotta, che è passato da noi, oggi all'Inter. Paratici, che è passato da noi, era al Tottenham, ha fatto quella parentesi Tottenham, poi la squalifica, quello è un altro discorso, però era andato all'estero. Manna, appunto, che sta andando al Napoli, vedremo se Crubini andrà al Parma, però come potete vedere tutti i dirigenti che sono passati dalla Juventus hanno fatto un percorso, lo stesso Tognozzi che oggi è andato in Spagna. Sono tutti profili che sono passati dalla Juve e poi hanno cercato di fare carriera da un'altra parte. Perché vi dico che le squadre forti, i cicli vincenti delle squadre forti li fanno i dirigenti? Perché è vero che in campo ci vanno i calciatori, è vero che i calciatori li allenano gli allenatori, ci mancherebbe altro, questo è e sarà sempre vero. Però in Italia, ragazzi, i due cicli vincenti che abbiamo avuto negli ultimi anni, e ne dico due perché non basta vincere una volta per essere un ciclo vincente, il Milan e il Napoli non hanno fatto cicli vincenti, hanno fatto vittorie, è diverso da ciclo vincente, hanno fatto delle vittorie, ma la Juventus, che ha vinto per 10 anni di fila, 9 scudetti più l'anno di Pirlo, Coppa Italia e Supercoppa, vinto per 10 anni di fila, chi l'ha costruita? Marotta. L'Inter, che vince uno scudetto con Conte, quest'anno lo vincerà con Inzaghi, nel mentre in mezzo ha vinto Coppa Italiana, Supercoppa più volte, ha fatto una finale d'Europa League, una finale di Champions, quello è un ciclo vincente, chi l'ha aperto? Marotta. Poi è vero che in campo ci vanno i giocatori, poi è vero che gli allenatori, però ragazzi, queste figure, se non sono controllate da un super dirigente, non la fanno la differenza. Quindi è giusto ripartire dai dirigenti. Questo è il focus principale. E la Juventus sta ricostruendo un'area sport che per forza di cose negli anni aveva perso. Dico per forza di cose perché c'è stato anche un terremoto societario mica da ridere. E la Juventus si è ritrovata l'anno scorso con una dirigenza di persone che col calcio avevano poco o nulla a che vedere. Lo stesso presidente della Juventus, oggi non dimentichiamolo mai, è un commercialista. È stato messo lì perché serviva una figura di quel tipo. È giusto che la Juventus vada a fare questo processo di crescita e sia controllata, sia gestita da persone che dal punto di vista sportivo sono competenti e masticano pane e calcio tutti i giorni. Un altro argomento che voglio trattare è un bellissimo contenuto che ho trovato in internet sul profilo ufficiale di DAZN di Twitter. Ed è un contenuto in cui vanno a ricostruire quella che è stata la partita di Yıldız. Yıldız è entrato, ha fatto una decina di minuti più recupero contro la Lazio l'altra sera in Coppa Italia. E c'è questa ricostruzione interessante del bordocampista che va a spiegare quelle che erano state le istruzioni date a Yıldız. C'è Allegri che lo prende e gli dice bene 3-5-1-1, e allora poi c'è Landucci che dice sì 3-5-1-1 ma 5-4-1 in fase non possesso. Allegri e Landucci non si comprendono, Landucci spiega a Yıldız che quando ha la palla Lazio deve star largo, Yıldız entra, Yıldız effettivamente con la palla Lazio è largo, Allegri e Landucci non si sono capiti, quindi Allegri voleva comunque Yıldız centrare nel 3-5-1-1 e inizia a urlare, inizia ad arrabbiarsi con Yıldız che a suo modo di vedere non era nella posizione giusta, finché Allegri non parla con Locatelli, Locatelli riesce a comunicare con Yıldız e lo riporta al centro. Però c'era stata una mancanza di comunicazione e anche una mancanza di organizzazione, ovviamente per quella che doveva essere la fase difensiva, la fase offensiva, la fase di transizione in quel momento della partita. E questo, secondo me, il brutto di questa gestione Allegri, la disorganizzazione. Perché quella piccola clip, e vi invito ad andare a vedere sul profilo Twitter di DAZN, l'ho pubblicato anch'io ieri sera, ti parla proprio di disorganizzazione. Non si capisce che cosa si deve fare, neanche i protagonisti in campo sanno che cosa devono fare. Per forza di cose poi l'output sarà caotico. Non in riferimento alla specifica partita con la Lazio o comunque non solo. Si parla in generale, perché quella è una situazione che mi viene a dire si è vista tante 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 volte. Perché tante volte non capiamo perché quel giocatore va lì,
cosa sta facendo quel giocatore là, e probabilmente anche i giocatori e anche Allegri stesso non sono in grado di seguire la stessa onda, la stessa linea di pensiero, e quindi si ottengono questi output anche abbastanza imbarazzanti. Ma al di là di quello che può essere il caos, la confusione, il contenuto meraviglioso di DAZN, mi viene a pensare, ragazzi, faccio un po' il polemico. Si riesce a costruire una roba di questo tipo, di alto livello, in cui si sentono proprio i dialoghi di Allegri, di Locatelli, di Yıldız, si vede Landucci che parla, tutto, e non abbiamo idea di che cosa si siano detti Acerbi con Jesus. Attenzione, cioè io qui non voglio dirvi perché così non riusciamo a trovare la clip di Acerbi che insulta con Jesus, no, di quello che si sono detti, di quello che si sono detti. Magari Acerbi a Juan Jesus gli ha fatti i complimenti. Oh, che belle scarpe che hai. Ma chi è il tuo sponsor tecnico? Mi dai il contatto. Ma sai che alla fine non stai neanche male con la maglia del Napoli. Dopo andiamo al bar e ti offro una birra. Può avergli detto qualsiasi cosa. Però noi abbiamo un contenuto in cui Allegri dice no, 4, 5, 3, 1, largo, centro, stringi, vai. Locatelli che comunica, Yıldız che sbuffa e dice ma dove devo andare? Landucci che parla con Yıldız, guarda, devi fare questo, questo, quell'altro. E non abbiamo una camera di quello che si sono detti in campo due calciatori. Boh, ragazzi, a me sembra quantomeno sospetto. Sembra quantomeno sospetto. E lo ribadisco ancora una volta, non tanto per l'Inter, perché l'Inter di avere Acerbi non avere Acerbi in queste ultime 8 partite di campionato. C'è una sola squadra che ha bisogno di Acerbi in forma, in grande spolvero e anche senza macchie, senza paura in vista di una competizione estiva. E quindi vi dico che questa è una situazione abbastanza gravina. È una situazione abbastanza gravina. Poi sono i miei 2 centesimi. E poi voglio fare una seconda, anzi una terza, perché è la terza analisi di questo video, che è quella dello sfogo. Prendo 2 commenti emblematici che mi sono arrivati su Twitter. Prendo questi 2 perché mi ha fatto molto ridere la situazione, ma è un discorso che va a ricalcare perfettamente tutto quello che è accaduto in queste ultime ore sul canale YouTube nei commenti. E anzi, parto da un presupposto. Ringrazio tanti di voi che comunque si sono messi anche lì e hanno cercato di spiegare bla bla bla. È una lotta contro i mulini a vento. È inutile, è impossibile. Non si può spiegare a certe persone. Certe persone vengono e vogliono fare questo tipo di argomentazione perché sì. E allora io l'altro giorno pubblico su Twitter questo tweet. Sarò un rompicoglione io e ne sono consapevole. Questa vittoria però dobbiamo mettercela via e trasformarla in normalità e non in evento eccezionale. Testa la Fiorentina di domenica senza pensare di essere arrivati con una partita dove hai fatto male 45 minuti, forza Juve. Che è un po' quello che vi dicevo anche l'altro giorno, no? Nel video di ieri mattina. Ok, d'accordo, questi sono pensieri sparsi che ogni tanto scrivo su Twitter e poi li utilizzo per i video dove vado a inserire un po' di ciccia intorno all'osso della costina. Ok, perfetto. C'è qualche riferimento ad Allegri? Avete letto, avete sentito qualche riferimento ad Allegri? C'era la volontà di far passare il messaggio del forza Juve, perché ora bisogna parlare della Juve, bisogna sostenere la Juve, bisogna arrivare in fondo, bisogna arrivare in Champions, testa là, la normalità è vincere, non bisogna festeggiare, mettiamocela via, meraviglioso, anche una critica, quella che è stata la prestazione, perché ne hai fatta metà bene, primo tempo no, secondo sì, ma sono solo 45 minuti su 90, l'allenatore non si parla assolutamente. Ok, 2 risposte a questo tweet, allacciate le cinture. La prima di Vittorio di Pier Domenico. Ah, quindi sei nuovamente sul carro allegriano, deve essere faticoso continuare a scendere e salire. Solo Allegri vi meritate come allenatore. Ha ragione Simone Absim. Non posso né scendere né salire. Vabbè, diamo una piccola citazione per uomini di cultura. Sul caro Allegriano per cosa? Cioè, per questo tweet? Perché se fai un commento a questo tweet, fai riferimento che questo tweet ti ha fatto capire che non mi pare che ci siano i presupposti per dire una roba di questo tipo, che tra l'altro non corrisponde al vero. E allora qui mi perdonerà Simone, gli rispondo con qualche settimana di ritardo, ma è l'assist giusto, perfetto. Qualche settimana fa mi hanno linkato un video di Simone dove prendeva un mio tweet, quello post Juve-Genoa 0-0, dove dicevo, chiedevo alla Juventus, taggando la Juventus su Twitter, di esonerare Allegri durante questa pausa nazionale per responsabilizzare i calciatori. E Simone diceva, ah, per fortuna, finalmente anche Toselli ci è arrivato, perché non l'ha detto prima? Ecco, poi l'output sono questi commenti qui.
L'output sono questi commenti qui, perché anche qui purtroppo, Simone, si tratta di ignoranza, ma ignoranza buona, perché magari non segui i contenuti, non puoi sapere, va bene, però puoi non esprimere, perché poi il rischio è questa roba qui, che arrivi la gente a dirmi ecco adesso sei sceso, poi sei salito, ed è una rottura di palle gestire queste situazioni, è una rottura di palle, detta proprio come vuol detta. Ragazzi, piccolo recap, ci sono i video, ci sono gli articoli, ci sono i tweet, c'è i commenti, i post di Instagram, c'è tutto. Io dalla pausa nazionale del 2022, cos'era, ottobre, settembre-ottobre 2022, tra Monza e Maccabi, Maccabi e Monza, la mia idea è che Allegri doveva essere esonerato lì, perché c'era spazio, che Allegri, se, dato che non l'ha esonerato lì, era da esonerare a fine stagione, non l'hanno esonerato a fine stagione, e fino, ho detto, ok, gli facciamo terminare la stagione, che non è ancora terminata, la pausa nazionale col Genoa, per me, era da esonerare pure in corsa, e arriviamo alla fine della stagione, e cambiamo sto benedetto allenatore, perché non se ne può più, perché queste sono le discussioni. Ho smesso anche di dare il voto ad Allegri nelle pagelle, perché la gente veniva a guardare il voto e non ascoltava quello che c'era da dire. No, non lo devi fare, è mancanza di rispetto, devi dargli il voto, ma come ti permetti di non dare il voto? Ragazzi, adesso, le partite sono noiose, le conferenze stampa sono una rottura di palle, se ci mettiamo anche tra di noi, a romperci le palle per ste robe qui, ragazzi, per me Allegri doveva essere esonerato nel 2022. Non l'hanno esonerato nella pausa nazionale, non l'hanno esonerato dopo, non l'hanno esonerato post Genoa, spero che lo esonerino tra 2 mesi. È chiaro, è abbastanza chiaro il concetto così, senza bisogno che ogni giorno mi metta qui a dire per me Allegri deve essere esonerato. Perché poi sembra quasi davvero come il discorso delle pagelle, guardi il voto e basta. Devo fare tutti i post con l'hashtag Allegri out? Per me è una puttanata, ve lo dico proprio tranquillamente. Io l'hashtag Allegri out l'ho usato una volta l'anno scorso, quando ho detto per me deve essere esonerato. Stop. Poi è molto più logico, secondo me è molto più sensato discutere, perché non è una vita di slogan. Non è una vita di slogan. Non sto facendo politica, non sto facendo campagna elettorale. Mi sembra anche follia dover mettermi qui a tutti i giorni. Deve andarsene, la Juve lo deve esonerare, lo sapete che la penso così, è chiaro, o almeno è chiaro a chi ascolta, a chi segue, perché poi ci si ritrova sommersi da commenti di questo tipo che sono anche boh in relazione a che cosa? A un tweet in cui chiedevo alla Juventus di fare sua la normalità di una vittoria, in cui nemmeno si parlava dell'allenatore. Caro Vittorio Di Pier Domenico, come l'hai capito da questo tweet che sono tornato sul carro di Allegri, carro dal quale sono sceso l'anno scorso dopo Monza e Maccabi e non sono mai risalito. E chiedo anche a Simone, prima di fare certi tipi di commenti che hanno un'influenza sulla tua community, magari documentati, non farli, però magari documentati, perché poi gli output sono questa roba qui. Ed è una rottura di palle. Ma allo stesso modo abbiamo il commento di Frank 17 che dice: mi raccomando Tosellone, ti voglio bello concentrato che ce la fare l'analisi logica della conferenza prepartita del mister. Ti leggo un po' abbattuto. Ignoranza da un lato, ignoranza dall'altro, tra quelli che Allegri lo vorrebbero crocifisso in piazza, a quelli che invece lo vorrebbero che gli vengano a dare il bacino della buonanotte tutte le sere prima di chiudere gli occhi. Ragazzi, in mezzo ad Allegri c'è la Juventus. Tante persone secondo me questa roba non l'hanno ancora capita, perché c'è gente che spera che Allegri vinca, non che la Juventus vinca, che è diverso. Come c'è gente che spera che Allegri venga esonerato mica perché gli importa la Juve, perché vuole che Allegri venga esonerato, che sono discorsi diversi. Mia lettura: Allegri deve essere esonerato perché i risultati sono andati nella direzione che dicono questo. Si è aperto un nuovo ciclo Area Sport, ne abbiamo parlato nella prima parte del video, e ora che è giunto li prende in mano la Juventus, che si vada a circondare dei suoi uomini di fiducia e che riesca a creare la Juventus con l'allenatore che ritiene più logico, più opportuno, più idoneo, più bravo, più bello, più grande. È giunto lì che deve decidere. Un po' battuto de che abbiamo vinto una partita di Coppa Italia? Che ho anche rotto il cazzo, devo dirlo, ho anche rotto il cazzo nel dover spiegare che non avrei tifato contro la Juventus perché io contro la Juve non ci vado, chi se ne frega di Allegri? Perché vedete la gente come fa? La gente pensa: ah, Toselli vuole Allegri out, quindi avrà tifato contro, quindi lo vedo abbattuto.
La Juventus ha vinto? Ah, allora Toselli è tornato sul carro di Allegri. Ragazzi, ritorniamo a focalizzarci sul fatto che c'è la Juventus. C'è la Juventus. Allegri, tra 2 mesi, me lo auguro, non ci sarà più. Bene, via! Togliamocelo. E dato che Allegri non credo che tornerà a fare un terzo ciclo alla Juventus, perché, parliamoci chiaro, sarebbe una follia, dovremo convivere col fatto che da il 26 di maggio, non lo so, 26 di maggio in poi, Allegri, Juventus non c'entrerà più una fava, se non magari un ultimo anno che la Juventus pagherà ad Allegri per stare zitto, fermo, buono, in silenzio in un angolo a casa. E dopo tornerà la Juventus. Però sta roba qui, ragazzi, cioè, poi l'analisi logica della confluenza del mister dà quasi fastidio che uno parli di quello che dice Allegri. Cazzo, l'allenatore della Juventus. Non è che parlo di Allegri perché ho un fetish per Allegri o un odio verso i livornesi e allora mi metto lì tutti i giorni per la partita a ascoltare che cosa ha da dire. È l'allenatore della Juventus. Come è stato fatto con Sarri, come è stato fatto con Pirlo, come si farà col prossimo. Non è un'analisi logica, è che è interessante, o almeno dovrebbe essere interessante, sentire quello che ha da dire l'allenatore della Juventus in relazione alla Juventus, perché quando tra 2 mesi Allegri se ne andrà, benissimo, aria, apriamo la finestra, una boccata d'ossigeno, però prima di toglierci le scorie di tutti quelli che odiano e tutti quelli che amano Allegri ce ne vorrà del tempo, perché qua tante persone la Juventus l'hanno messa lì in mezzo come se fosse mica il piatto principale ma un contorno. Ho preso questi 2 commenti perché veramente facevano ridere in un tweet che nulla aveva a che vedere. Si doveva parlare di Allegri, uno perché lo doveva offendere, uno perché lo doveva proteggere. Ragazzi, ma dove siamo? Ma dove siamo? E meno male che molto probabilmente siamo al termine di questa roba qui, perché di calcio non si parla, di Juventus non si parla. Una tematica: Allegri, a protezione o offesa? Forza Juve.